Sei grandi navi, 9.000 passeggeri, 3.000 membri di equipaggi. Sono questi i numeri della giornata record per quanto riguarda il settore crociere nel porto di Livorno. Ai numeri di passeggeri e di equipaggio si aggiungono quelli derivanti dalla movimentazione di mezzi e servizi a terra programmati per l'intera giornata. Sono stati 20 gli shuttle bus che ogni 15 minuti sono partiti dalle banchine verso il centro città e oltre 100 i bus impegnati per le escursioni programmate sul territorio. C'è poi l'indotto relativo a guide turistiche, taxi. La società Porto di Livorno 2000 ha potenziato tutti i servizi alle navi con l'impiego di un maggior numero di addetti tra personale, hostess, operai e security in banchina. Non sarà un giorno isolato, ce ne saranno altri, non con 6 ma con 5 navi, con 4, questo succederà molto spesso, è successo anche in passato. Questo non avviene a caso, c'è dietro un grande lavoro di promozione e di gestione che dovrà continuare e dovrà affinarsi, però ecco, siamo molto soddisfatti che oggi anche con questo bellissimo tempo la città di Livorno possa accogliere queste navi e questi turisti nel migliore dei modi. Naturalmente ci stiamo impegnando per migliorare ancora, perché la qualità dei servizi insieme alla sicurezza, alla qualità delle infrastrutture e anche alla qualità dell'offerta turistica, quindi le possibilità di svolgere visite e dare suggestioni particolari ai turisti, come dire, sono quei fattori fondamentali che contano quando appunto il tour operator e la gente deve scegliere quale crociera fare e dove andare. L'ultima cosa, questo è un passaggio obbligato verso un recupero importante a livello di numeri. L'obiettivo sarebbe quello di tornare al milione di passeggeri e di croceristi. Ma potenzialmente non ci diamo limiti, e stiamo lavorando per questo. Anche le cose che saranno fatte in termini infrastrutturali nei prossimi anni potranno offrire sicurezza di accosti, e questo nella programmazione lunga delle compagnie avrà un valore. Ma ad esempio anche alcuni provvedimenti dell'autorità portuale o della capitaneria, come l'approfondimento dei fondali al canale d'ingresso, sono stati molto importanti. Si tratta di andare su questa strada. Già quest'anno abbiamo 50.000 passeggeri in più.